Mafia, sequestro da 3 milioni di euro al cugino del super latitante messino Denaro. Giovanni Filardo era già coinvolto in una indagine. Sigilli a società, mezzi, conti correnti e una villa. Abbattimenti della tassa sui rifiuti per alberghi, attività produttive ed emigrati a Castellammare del Golfo, lo ha stabilito il Consiglio Comunale che ha votato il regolamento IUC. Domani si stabiliranno le aliquote, ma è già stato tutto deciso. Tasi all'1 per 1000 e IMU al 9,7. Revisione del PRG ad Alcamo, entra nella fase operativa l'attività, in via di predisposizione l'ufficio piano, tra gli obiettivi il recupero di Alcamo Marina e del centro storico. Si potenzia lo sportello antiviolenza del comune di Alcamo, a supporto arriva un'altra associazione, curerà il dialogo con le donne e garantirà un servizio di consulenza alla struttura. Politica trapanese sempre più in fermento, Mimmo Fazio fa un passo indietro e si dice pronto a non ricandidarsi a sindaco. Si riaprono spiragli per il dialogo con alcuni partiti politici e rispunta l'ipotesi della mozione di sfiducia. Informazione di Alpa 1 ritorna puntuale anche con questa nuova edizione ed apriamo con la cronaca, con l'accusa di furto aggravato in concorso e violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. I carabinieri della stazione di Gibellina, coadiuvati dai militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castelvetrano, hanno arrestato Denis Sabani, pregiudicato di 26 anni di origine macedoni. Sabani, con la complicità di un altro soggetto che ancora non è stato identificato, ha rubato una Yamaha 600 parcheggiata nei pressi di un negozio di Gibellina. Il giovane, all'epoca dei fatti, non era titolare di patente di guida perché revocata ed era sottoposto, tra l'altro, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno a Castelvetrano. Concordando con le risultanze investigative dei militari dell'arma e accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero, il GIP del Tribunale di Sciacca ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane si trova ora presso la casa circondariale di Sciacca. E adesso invece parliamo di mafia, sequestro da 3 milioni di euro al cugino del super latitante Messina Denaro. Giovanni Filardo, imprenditore di Castelvetrano, era già stato coinvolto in precedenza in un'altra indagine antimafia. I sigilli sono stati apposti a società, mezzi, conti correnti e anche ad una villa. Vediamo. Dopo il cognato, la sorella, gli amici fidatissimi, ora anche il cugino, nella rete della direzione investigativa antimafia è finito un altro uomo ritenuto vicinissimo al super latitante di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. Si tratta di Giovanni Filardo, cugino del boss, di professione imprenditore. A lui la DIA, la Guardia di Finanza e il raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri di Palermo ha sequestrato un patrimonio per un valore di circa 3 milioni di euro. Un provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani, misura di prevenzione in base alla vigente legislazione antimafia, su proposta della misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca avanzata dalla stessa direzione distrettuale antimafia di Palermo. Filardo da tempo è finito nel mirino degli inquirenti. Fu infatti arrestato nel marzo del 2010 nell'ambito dell'operazione antimafia Golem 2 perché accusato di associazione a delinquere di tipo mafioso nella provincia di Trapani e più specificatamente all'interno del mandamento di Castelvetrano. Secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe curato insieme agli altri affiliati le attività estorsive, nonché l'approvvigionamento, il reinvestimento e l'intestazione fittizia di valori di capitali di illecita provenienza. Tra le altre accuse anche quella di avere fatto da collettore e distributore di messaggi da e per il capomafia latitante, assolto dal Tribunale di Marsala in primo grado dal reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Il 13 dicembre scorso Filardo veniva però nuovamente colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo su richiesta dei magistrati della direzione distrettuale antimafia coordinati dal procuratore aggiunto Teresa Principato nell'ambito dell'operazione Eden, in quanto ritenuto colpevole di trasferimento fraudolento di beni con l'intento di agevolare l'attività di Cosa Nostra, avendo intestato fittiziamente a terzi la titolarità e la disponibilità di somme di denaro ed altri beni. Con il sequestro di oggi sono stati disposti i sigilli di un complesso aziendale, a numerosi mezzi d'opere ed automezzi, terreni, una villa con finiture di pregio e altri beni immobili ed immobili accumulati nel tempo dallo stesso Filardi, dal valore stimato di oltre 3 milioni di euro. Le indagini di natura economico-finanziaria condotte congiuntamente dalla DIA, dal ROS, dal GICO, della Guardia di Finanza hanno consentito di dimostrare la sproporzione tra il valore di beni di sua proprietà e la capacità reddituale dell'imprenditore colpito dal provvedimento, tale da non consentire la possibilità di acquisire le risorse finanziarie idonee ad avviare autonomamente nuove attività commerciali dai redditi dichiarati. Tali disponibilità, pertanto, scrive nel provvedimento il Tribunale, sono da considerarsi frutto delle attività illecite o il reimpiego dei relativi proventi. Oltretutto Filardo aveva preventivato che potesse essere raggiunto prima o poi da un provvedimento di sequestro dei beni e da allora ha pensato bene di trasferirne gran parte ai propri familiari, ovviamente fittiziamente.
L'amministrazione comunale di Alcamo garantisce che si sta portando avanti la lotta all'evasione fiscale, smentendo le ultime notizie filtrate su presunte difficoltà nel contrasto al fenomeno. In una nota, il comune di Alcamo garantisce che in quest'ottica l'ufficio tributi è stato potenziato da circa 3 mesi con 6 unità di personale, la maggior parte delle quali si dedicheranno alle attività di recupero dei tributi locali. La riscossione coattiva, di recente affidata a Riscossione Sicilia S.p.A., rappresenta il 10% circa delle attività di recupero dei tributi svolte dal comune di Alcamo. In questo bilancio di previsione che si sta realizzando in questi giorni sono fissati obiettivi in termini di recupero dei tributi pari a 1,5 milioni di euro da incamerare entro il 31 dicembre di quest'anno e da cui sono agganciati i premi di produttività e la retribuzione di risultato del dirigente. Abbattimenti della tassa sui rifiuti per alberghi, attività produttive ed emigrati a Castellammare del Golfo, lo ha stabilito il Consiglio Comunale che ha votato il regolamento IUC. Domani si stabiliranno le aliquote, ma è già tutto deciso. Tasi all'1 per 1000 e IMU al 9,7. I particolari. Via libera al regolamento IUC che determina il funzionamento delle 3 imposte riunite della Tari, Tasi e IMU a Castellammare del Golfo. Ieri, sino a notte fonda, seduta fiume con maggioranza e opposizione che in alcuni casi sono anche riusciti a dialogare fattivamente. In tutto sono stati approvati 6 emendamenti al regolamento, 4 proposte dalla maggioranza e 2 invece dall'opposizione. Per quanto concerne le aliquote, il Consiglio tornerà a riunirsi domani sera, anche se già è stato tutto praticamente deciso. La Tari è stata fissata all'1 per 1000, mentre l'IMU sulle seconde case resta invariata rispetto allo scorso anno al 9,7 per 1000. Da questa manovra il comune castellammarese complessivamente dovrà recuperare 4 milioni e mezzo, di cui 3,7 dalla Tari e 800 mila euro inerenti alla Tasi, che sostanzialmente andrà a tappare la falla in bilancio per i mancati trasferimenti quest'anno dello Stato per quanto concerne la tassazione sulle prime case. Diversi gli emendamenti apportati al regolamento di una certa rilevanza. Uno, ad esempio, riguarda gli emigrati possessori di un'abitazione in paese. A loro verrà garantito un abbattimento dell'imposta sulla Tari, cioè sui rifiuti, del 30%. Importanti novità anche per le attività produttive, campeggi, parcheggi all'aperto e alberghi. Per le prime 3 tipologie è stato deciso che la Tari sarà calcolata sulle superfici effettivamente utilizzate. Per quanto concerne gli alberghi stagionali, invece, sono previste delle agevolazioni. In sostanza, per chi chiuderà nel periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo sarà introdotto l'abbattimento della tassa sui rifiuti di 1/12 per ogni mese di effettiva chiusura. Inoltre, sempre per gli alberghi, non rientreranno tra le superfici da tassare quelle cosiddette accessorie, cioè vale a dire nel computo non si terrà conto di magazzini e altri locali simili. Quindi non saranno tassate neanche le aree esterne, a meno che non vengano utilizzate per la somministrazione di bevande e cibi. All'interno del regolamento proposto dalla Giunta, invece, viene contemplato un abbattimento del 20% sempre della Tari per coloro i quali dimostreranno di effettuare il compostaggio domestico. Alcuni emendamenti dell'opposizione non sono stati votati, afferma il consigliere Peppe Cruciata, perché inammissibili tecnicamente o perché penalizzanti in ottica di investimenti. Il riferimento è alla proposta di Forza Italia di stornare i fondi per le agevolazioni per chi investa nel centro storico inserite in bilancio. Abbiamo tenuto conto, aggiunge il presidente del consiglio Mimmo Bucca, anche la possibilità che vi siano per alcune tipologie di attività degli aumenti eccessivi. Allora si è deciso di attuare un allineamento delle imposte su base triennale, nel senso che la quota degli aumenti previsti in bolletta sarà spalmata in 3 anni. Viceversa, per chi invece verrà a pagare meno, ci sarà un lieve aumento in bolletta il primo anno, sino al recupero della somma nel triennio, nell'ottica di una solidarietà sociale. E intanto il Consiglio Comunale di Paceco ha approvato il regolamento per l'applicazione, anche qui, della IUC, con 9 voti favorevoli, 5 contrari e l'astensione del consigliere indipendente Lidia Giovanna Bellezza. Assente il consigliere di maggioranza Diego Ciulla, arrivato in aula durante la prosecuzione della seduta, e i 4 consiglieri del gruppo di opposizione Insieme per Cambiare Paceco, che hanno invece abbandonato l'aula in apertura dei lavori, in aperta polemica nei confronti della Giunta e della stessa maggioranza. Con l'approvazione del regolamento predisposto dall'amministrazione comunale, il Consiglio ha ratificato a maggioranza l'aumento dell'IMU al 10,6 per 1000. Revisione del piano regolatore generale di Alcamo, entra nella fase operativa l'attività in via di predisposizione l'ufficio piano, tra gli obiettivi il recupero di Alcamo Marina ma anche del centro storico. Il servizio.
Il comune di Alcamo avvia la costituzione dell'ufficio di piano per arrivare alla revisione del piano regolatore generale, iter avviato già da oltre un anno. Contestualmente si dovrà anche realizzare il VAS, la valutazione di impatto ambientale. Proprio in questi giorni l'amministrazione comunale andrà a individuare i componenti dell'ufficio di piano, facendo quindi entrare nella sua piena fase operativa la macchina che porterà per l'appunto alla revisione dello strumento urbanistico. L'ufficio sarà affiancato dal CIRCES, la società dell'Università di Palermo, fortemente contestata da alcuni consiglieri comunali per la presunta inadeguatezza nell'affrontare questo lavoro. L'assessore all'urbanistica Enzo Coppola è tornato sulla questione difendendo l'operato dell'amministrazione. Il CIRCES, sottolinea, garantisce competenze ed esperienze universitarie. Professionisti, docenti universitari che hanno avuto rapporti di studio e conoscenza con il nostro territorio e che partecipano ai tanti organismi che si occupano di pianificazione urbanistica in campo internazionale. Secondo la tabella di marcia che si è imposta all'amministrazione, la revisione dovrà tenere conto alcune linee guida, le esigenze delle risorse economiche e naturalistiche esistenti e del turismo, la salvaguardia dell'ambiente, l'individuazione di una strategia per il traffico interno ed esterno della città e di collegamento alle grandi vie e alle infrastrutture esistenti o da realizzare, il risparmio energetico, l'utilizzo della bioarchitettura, il recupero di Alcamo Marina assumendo anche scelte coraggiose, la riqualificazione del centro storico, la definizione di norme chiare e incisive e di un regolamento edilizio fatto da pochi ma efficaci articoli. Il governo cittadino, aggiunge Coppola, pensa ad un insieme organico di scelte che si concretizzino in uno strumento elastico, modificabile, adeguato ai bisogni del territorio e dell'economia del territorio stesso, che riorganizzi la vivibilità, la qualità e l'opportunità degli interventi in un quadro sovracomunale, in un rapporto programmatico con i comuni del comprensorio. Coppola ritorna poi sulle polemiche proprio con parte del Consiglio riguardo all'affidamento della collaborazione al CIRCES. Nonostante qualche critica, aggiunge l'assessore, la collaborazione con il CIRCES e l'assunzione di incarico da parte del settore urbanistica della redazione del piano consentirà ai cittadini un risparmio notevole associato ad una qualità di alto livello professionale. La prossima settimana è fissato il primo incontro operativo e dal 22 settembre inizierà la vera e propria analisi dello strumento esistente e la verifica della sua attuazione con sopralluoghi di accertamento dei punti critici e delle soluzioni da adottare. Adesso una comunicazione di servizio da parte del Comune di Alcamo: slittano i termini per poter presentare sostanzialmente la richiesta del servizio mensa nelle scuole alcamesi. Prima era fissata al 15 settembre, il termine ultimo che però è stato portato adesso al 30 di settembre. Per poter fare riferimento a questo servizio, poter accedere al servizio, bisognerà allegare fotocopie del documento di riconoscimento esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune di Alcamo. La mancata ricezione dell'iscrizione sarà considerata come una rinuncia al servizio mensa e non verrà erogato quindi il pasto, secondo quanto sottolinea l'amministrazione comunale di Alcamo. Non avrebbero rispettato l'ordinanza sul decoro urbano, quella emessa circa un anno fa che obbliga i proprietari alla pulizia dei propri terreni dall'erbaceo per prevenire il rischio incendi. Per questo motivo 20 persone sono state sostanzialmente multate. Questo quanto accaduto a Marsala. Ad aver effettuato il monitoraggio nel territorio marsalese sono stati i tecnici del territorio, del settore territorio e ambiente del comune di Marsala, che hanno scoperto oltre 100 terreni a rischio nel territorio perché non discerbati. Il monitoraggio è stato effettuato nei mesi estivi. I terreni non solo non erano stati ripuliti del tutto, ma non era neanche stato realizzato il corridoio parafuoco e così sono scattate le denunce. Il Consiglio Comunale di Alcamo, cambiamo quindi completamente argomento, sollecita l'amministrazione ad attivare misure incisive contro la criminalità organizzata. Votata una mozione di indirizzo all'unanimità, chieste più attività di sensibilizzazione e il coinvolgimento dei giovani e delle scuole in particolare. Costituzione di parte civile nei processi contro la criminalità organizzata, trasparenza nell'assegnazione degli appalti, campagne pubblicitarie contro droga, alcol, mafia, prostituzione, giochi d'azzardo e coinvolgimento diretto delle scuole. Sono solo alcune delle proposte avanzate dal Consiglio Comunale nel confronti del Comune di Alcamo, affinché metta in moto iniziative a tema nel quadro di un contrasto alle illegalità. Il civico consesso ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal consigliere Antonio Fundarò e con le quali impegna il governo cittadino guidato dal sindaco Sebastiano Bonventre a portare avanti progettualità che mirino all'affermazione della trasparenza e della legalità.
molti i punti approvati con la mozione. In primis si figura l'impegno dell'amministrazione a costituirsi parte civile nei processi contro le attività criminose di stampo mafioso, riconducibili al proprio territorio comunale, destinando l'eventuale risarcimento a un fondo a sostegno delle vittime del racket e dell'usura e il sostegno delle realtà associative assegnatasi agli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si richiede inoltre di mettere in campo strumenti amministrativi per rafforzare la piena trasparenza delle procedure di appalto attraverso la verifica accurata dei collegamenti diretti e indiretti tra aziende partecipanti alle gare e controlli sulle aziende subappaltatrici. Il Consiglio Comunale ha poi chiesto alla Giunta di istituire e rafforzare un nucleo di polizia locale dedito in via esclusiva a perseguire lo sfruttamento illegale di manodopera nei cantieri e di utilizzare le prerogative assegnate ai sindaci e ai comuni per iniziative ispirate a principi di trasparenza e legalità, di contrasto a ogni forma di abusivismo commerciale ed edilizio, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo e altre attività criminali, utile a rimpinguare le casse delle organizzazioni malavitose. Il Consiglio ha chiesto oltretutto di attivare percorsi di sensibilizzazione nelle scuole attraverso incontri, campagne informative, percorsi culturali e sociali al fine di far maturare una nuova coscienza civica tra i più giovani, di promuovere forme di partecipazione alla vita democratica locale, incoraggiando il protagonismo dei giovani ed avvicinandole alle istituzioni, ed ancora ad attivare una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza contro il racket e l'usura e gli strumenti legislativi esistenti per chi denuncia i propri estorsori usurai. Ultimo punto della mozione approvata è quello in cui si chiede al sindaco e agli assessori di valorizzare con iniziative pubbliche tutte le forze dell'ordine impegnate in questa lotta, anche garantendo nel caso di significative azioni di contrasto alla criminalità e alle mafie, premialità onoraria a chi si adopera per ripristinare la legalità della Sicilia e ad Alcamo particolarmente. I mezzi con cui lavorano gli operatori della Imeri Ambiente, azienda che a Marsala si occupa della raccolta dei rifiuti, sono in condizioni igieniche precarie, mettendo a rischio la salute non solo dei lavoratori ma anche dei cittadini che vi transitano vicino. A segnalarlo con una lettera alla direzione dell'azienda il segretario generale della UIL Trasporti Trapani, Giuseppe Tumbarello. È necessario provvedere al ripristino dello stato igienico dei mezzi, afferma Tumbarello, visto che versano in una situazione precaria sotto l'aspetto di pulizia. La quasi totalità dei mezzi, infatti, secondo le notizie apprese, non vengono sottoposte a regolare lavaggio disinfettante. Anche sotto l'aspetto meccanico i mezzi non si trovano in buone situazioni. Il segretario della UIL Trasporti evidenzia inoltre come presso il deposito dei mezzi in contrada Cutusio esista un solo bagno unisex riservato al personale amministrativo, lasciando esclusi dalla possibilità di utilizzo i restanti lavoratori, un centinaio circa, che a turno prendono servizio presso il sito. Rimaniamo fiduciosi, conclude Tumbarello, di ricevere notizie per il ripristino degli standard di sicurezza e tutela della salute sui posti di lavoro, considerato che analoghe situazioni a quella di Marsala si riscontrano negli altri comuni di Trapanese dove opera l'Emeri Ambiente. Opera anche, lo ricordiamo, nei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo ed Alcamo. Si potenzia lo sportello antiviolenza del comune di Alcamo, a supporto arriva un'altra associazione, curerà il dialogo con le donne e garantirà un servizio di consulenza alla struttura. Vediamo il servizio. L'assessorato alle pari opportunità del comune di Alcamo, guidato dall'assessore Serena Grimaudo, promuove la cultura dell'ascolto, sostenendo le associazioni che portano avanti con spirito di volontariato iniziative a favore delle donne vittime di violenza che attraversano un momento difficile della propria vita e hanno bisogno di un supporto per continuare ad andare avanti, evitando di restare intrappolate in situazioni incresciose e delicate. A tal fine il comune si avvarrà della collaborazione dell'Associazione Diritti Umani contro tutte le violenze, che avrà il compito di affiancare l'assessorato alle pari opportunità al fine di favorire e incentivare il dialogo con donne in difficoltà. L'associazione darà la propria consulenza presso l'ufficio relazioni con il pubblico, corso 6 aprile, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. L'intento è quello, afferma l'assessore Grimaudo, di potenziare quanto più possibile un servizio di ascolto e assistenza, volto a offrire a donne che subiscono maltrattamenti, violenze o che vivono profonde situazioni di disagio e solitudine un aiuto per affrontare i problemi del quotidiano e non solo. La UIL Funzione Pubblica di Marsala ha chiesto un incontro al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente di Marsala Scuola sulla questione degli assistenti agli alunni portatori di handicap
Da oltre 15 anni vivono l'angoscia di svolgere attività lavorativa in ragione di 24 ore settimanali e per il periodo scolastico che va dall'1 ottobre al 31 maggio di ogni anno. Tutto ciò in dispregio alle vigenti disposizioni del mondo della scuola che opera dal 17 di settembre al 15 giugno. Questa situazione crea un notevole disagio per i familiari e per i loro bambini che sono inversamente abili, dichiara Osvaldo Angileri, responsabile provinciale della UIL FPL. Politica trapanese sempre più in fermento, Mimmo Fazio fa un passo indietro e si dice pronto a non ricandidarsi a sindaco nella cittadina di Trapani. Si riaprono spiragli per il dialogo con alcuni partiti e rispunta l'ipotesi della mozione di sfiducia. Vediamo i particolari. L'ex sindaco di Trapani, Mimmo Fazio, pronto a fare un passo indietro a non ricandidarsi a primo cittadino. È stato lo stesso Fazio, oggi consigliere comunale a Trapani e deputato regionale, ad annunciare di potersi tirare indietro rispetto all'annuncio fatto diversi mesi fa quando presentò una mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale sindaco Vito Damiano, che però non riuscì a raccogliere le firme necessarie per la sua presentazione e discussione in aula. Si rimette quindi tutto in ballo anche dal punto di vista politico e si riaprono a Trapani nuovi scenari. Infatti proprio questa sua fuga in avanti aveva deciso lo scenario politico locale tra coloro i quali non erano convinti di costruire con lui un'alternativa all'attuale sindacatura. L'impressione è stata quella che molti gruppi consiliari e partiti abbiano frenato rispetto alla mozione di sfiducia proprio perché non interessati ad un eventuale appoggio a Fazio in caso di sua candidatura. Non ambisca a diventare nuovamente sindaco, sostiene l'attuale parlamentare regionale, poiché mi sento responsabile di questo stato di cose, avendo sostenuto la candidatura di Damiano, ritengo di dover essere io in prima persona a risolvere il problema. Se c'è però qualcun altro che con spirito costruttivo intende candidarsi a sindaco, io faccio non uno ma 20 passi indietro, a condizione però che si tratti di una persona per bene. Se qualcuno invece intende speculare e sfruttare la situazione, stati certi che io sarò pronto a ricandidarmi. Fazio ribadisce però che non è disposto a sostenere personalmente alcuna candidatura alternativa alla sua. Ho già fatto questo errore una volta, afferma riferendosi proprio a Damiano, e non intendo ripeterlo. Sono convinto che questo sindaco, questa amministrazione porteranno sicuramente al collasso totale di questa città. In questi termini potrebbe quindi anche riaprirsi il dialogo con il Partito Democratico, che con Fazio aveva avuto qualche contatto, salvo poi saltare tutto questo, proprio per la sua dichiarazione di essere intenzionata a ricandidarsi. Non solo, torna in ballo anche la forte componente politica che appoggia il deputato regionale trapanese Paolo Ruggirello, che conta ben 10 consiglieri in aula. Quest'ultimo si era rifiutato di appoggiare la sfiducia proprio perché aveva espresso l'intenzione anzitutto di costruire un progetto politico alternativo. Il PD da tempo spinge per una sfiducia ed un ritorno quindi alle urne. I tempi sono maturi, sottolinea il segretario cittadino Francesco Brillante, per restituire questa città alla volontà dei propri cittadini. Leggo le dichiarazioni dell'onorevole Ruggirello, delle quali si nota la presa di conoscenza anche di ulteriori livelli della politica trapanese, oltre a quelli di livello comunale. Nei giorni scorsi era stato il consigliere comunale e deputato regionale Mimmo Fazio a gettare la spugna, sostenendo che non esistevano i margini per concretizzare una mozione di sfiducia. Su richiesta dell'amministrazione comunale delle Egadi è considerata la massiccia presenza di turisti ancora presenti nelle isole, grazie anche alla bella stagione che si protrae, la compagnia di navigazione Ustica Lines ha deciso di prorogare l'orario estivo in vigore in realtà sino a ieri, ma adesso andrà avanti sino al prossimo 15 di settembre, garantendo quindi un maggior numero di corse rispetto all'imminente orario invernale previsto originariamente a partire già da oggi. Il tutto rientra in una logica di incentivazione turistica e agevolazione delle necessità dei vacanzieri che l'amministrazione comunale ha sempre portato avanti. Strategia energetica della Sicilia, l'europarlamentare Corrao chiama il presidente della regione a Bruxelles da mettere sul tappeto la programmazione per il piano energetico dei comuni. Vediamo il servizio. Invito il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta a venire a Bruxelles per pianificare a lungo termine la strategia energetica dei comuni aderenti al patto dei sindaci, per creare reali opportunità di crescita per i territori siciliani nel rispetto dell'ambiente, consumando meno energia e utilizzando minore risorse economiche. Il capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, Ignazio Corrao, si rivolge al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta e lo invita a Bruxelles sulla questione patto dei sindaci. La situazione odierna è chiara, continua Corrao. Il patto dei sindaci, sventolato in campagna elettorale come la soluzione per tutti i comuni siciliani, stenta a partire.
chiaramente perché non è stato strutturato un programma con visione olistica e a lungo termine con le amministrazioni e non è stata creata una cabina regia dove gli attori principali dovevano essere sindaci e cittadini siciliani. Ad oggi ci siamo ritrovati esperti filosofi che hanno solo creato confusione e zero risultati. Quello che propongo al Presidente, sottolinea l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, è una programmazione 2014-2020 che dia respiro ai territori e ai suoi abitanti, senza indebitamente decennali con le banche, che per la remunerazione del credito sottrerrebbero risorse che dovrebbero essere destinate ai cittadini. Il PAES è un chiaro strumento di pianificazione, non si possono sprecare 30 milioni di euro di fondi PAC per creare un cimitero di dati e zero azioni sul territorio. Noi crediamo che bisognerà formare i lavoratori, gli amministratori e gli operatori locali che realmente agiscono negli immobili, creando il PAES dei cittadini, dove il settore residenziale, responsabile del 40% delle emissioni di CO2, faccia da apripista per un risparmio energetico, economico e ambientale in tutti i settori, dall'agricoltura ai trasporti e all'industria dell'artigianato. Forse il Presidente è cosciente, conclude Corrao, che durante il suo mandato, a causa delle lentezze della sua amministrazione, non potrà utilizzare le risorse 2014-2020, quindi non pianifica il futuro delle nuove generazioni siciliane. Domenica prossima, 14 settembre alle 21:15 al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, l'autore Giuseppe Asaro presenta il suo libro Aneddoti vecchi e nuovi. Interverranno il sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi ed il giornalista Salvatore Giacalone, mentre la lettura dei brani sarà affidata a Girolamo Cristaldi. L'autore, con il suo lavoro che contiene diversi profili di personaggi mazaresi, storie, aneddoti, si propone di non far perdere memoria di quanto raccolto, in quanto esse traggono spunto e rappresentano la vita quotidiana con tutte le sue verità e contraddizioni, secondo quanto sostiene l'autore. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Alpa 1 si chiude qui, come sempre grazie per l'ascolto, adesso vi ricordo che va in onda la rubrica click del professore Vincenzo Lucchese e poi subito dopo la sigla di chiusura del nostro notiziario, a risentirci. Buongiorno a tutti, oggi leggerò la delibera di giunta municipale 262 del 29 di luglio 2014. Oggetto, Lite Hydro Engineering SS e Zangara C contro il Comune di Alcamo, pendente dinanzi al Tribunale di Trapani, autorizzazione alla stipula della transazione. Assente il sindaco, assente la signora Grimaudo, assente Papa Stefano. Questi assessori, presiede il dottore Salvatore Cusu. E allora di che si tratta? In pratica è stato conferito all'avvocato Giovanni Mistretta a resistere in giudizio causa intentata dalla idroingegnere SS Zangara Giuseppe dinanzi al Tribunale Civile di Trapani. E poi naturalmente cosa è successo? È successo che l'azione è stata promossa dai professionisti ingegner Damiane Galbo e l'ingegnere Mario Galbo per la Hydro Engineering e dal geologo Giuseppe Zangara, in dipendenza dell'incarico a suo tempo conferito dall'amministrazione comunale con delibera di giunta nel 2002, per la redazione del progetto esecutivo per l'integrazione e il miglioramento delle fonti di approvvigionamento idropotabile e per la consulenza geologica, con la quale sono state impegnate per la progettazione 181.183 euro e per lo studio geologico 42.000, eccetera, per un totale di 223.000 euro. Poi cosa è successo? Considerato che la Hydro Engineering si è dichiarata disponibile, non l'hanno pagata, insomma, si è poi dichiarata ad accettare quale compenso il progetto avente integrazione al miglioramento delle fonti di approvvigionamento idropotabile della città di Alcamo e il suo aggiornamento tecnico, economico e amministrativo, cercano di fare una transizione, compreso altri 6.000 euro necessari per l'aggiornamento della relazione. In pratica si delibera di autorizzare la stipula della transazione con l'ingegnere Damiano Galbo e l'ingegnere Mario Galbo per la Hydro Engineering e il geologo Giuseppe Zangara, in dipendenza dell'incarico a suo tempo conferito dall'amministrazione comunale nel 2002, secondo gli schemi di transazione disciplinare, di demandare ai dirigenti del settore tecnici e all'avvocatura comunale l'attuazione conseguenziale degli adempimenti gestionali, ovvero la stipula della transazione autorizzata nei termini con il presente provvedimento, impegno di spesa e liquidazione, di dare atto che alla spesa complessiva di 207.000, attingendo ai capitoli eccetera eccetera,
insomma bisogna pagare in pratica tutti questi soldi. Soldi noi non ne abbiamo. Questo progetto era stato tenuto nel cassetto dal 2002 fino ad ora, finalmente naturalmente gli estensori si sono lamentati e adesso hanno fatto questa transizione e questa amministrazione deve pagare. E vabbè, Totò diceva sempre ed io pago. Poi parliamo invece di una delibera di giunta municipale alla 270 del 5 di agosto. Approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, ex articolo 2, eccetera, eccetera, e tutti sono presenti. E di che si tratta? Si tratta di approvare l'allegato piano di razionalizzazione delle spese per il triennio 2014-2016, contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa ivi indicate. Di invitare tutti i responsabili dei settori ai quali dovrà essere formalmente notificato il presente atto a porre massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e agli interventi previsti, di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2014-2016 sul sito istituzionale dell'ente e al deposito di una copia presso l'ufficio relazione con il pubblico e di incaricare il segretario generale in collaborazione col servizio economico finanziario alla predisposizione di una relazione a consuntivo con cadenza annuale da inviare agli organi di controllo interno al lente alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti. In pratica bisogna risparmiare. E quindi che vi devo dire? Ci sono misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, realizzazione delle autovetture, quindi le autovetture non devono essere prese così, ma bisogna condividerle, eccetera, eccetera. Insomma, si fa spreco e bisogna risparmiare. Grazie. Come sempre, della vostra cortese attenzione, ci risentiremo la prossima volta.